Ciao ragazzi, continua il nostro coverage dalle 3 2014, siamo qua allo stand Disney, Disney 2.0 Marvel Super Heroes, praticamente Disney Infinity 2, questa volta con gli Avengers, lo starter pack conterrà Vedova Nera, Thor e Iron Man. Il gioco è abbastanza cambiato perché appunto con la presenza degli Avengers il focus è tutto orientato al combattimento e poi è raddoppiata praticamente la verticalità ambientale. Infine novità anche sulla Toy Box, nel predecessore era sicuramente fatta bene, era un editor molto divertente, però era anche abbastanza vuoto dal punto di vista dei contenuti. Qua invece i contenuti sono praticamente triplicati, si potranno usare quelli sbloccati durante l'avventura o acquisiti con i dischi aggiuntivi e poi ci saranno anche delle modalità di gioco preconfezionate che potremo inserire all'interno dei nostri livelli e poi condividerle con gli amici. Insomma, anche graficamente ha subito un bel plus perché il motore grafico è stato parzialmente riscritto per usufruire della maggior potenza di PlayStation 4 e Xbox One. In definitiva, Marvel Super Heroes dimostra tutta la sua forza e le sue caratteristiche vincenti. Disney 2.0 Marvel Super Heroes uscirà il prossimo settembre su console old e next gen. Troverete però già in home page domani il nostro articolo, il nostro hands-on.